Satellite per una serenata è una composizione che ho scritto in occasione del centenario della nascita di Bruno Maderna e si tratta di una riscrittura di un noto brano di Maderna intitolato appunto Serenata per un satellite. Dal punto di vista compositivo, quello che ho fatto è stato essenzialmente prendere quei frammenti che Maderna aveva già definito dal punto di vista ritmico, melodico e dinamico, e ricomporli, cioè riassemblarli in una sorta di collage sonoro. E questo è stato fatto in una prima parte creando una sorta di sfondo sonoro, inizialmente affidato all'arpa e poi alla chitarra, sopra il quale gli strumenti dialogano e interagiscono tra loro, e una seconda parte nella quale invece i vari interventi strumentali si fanno via via sempre più fitti e irregolari, tali da creare un continuo stato di tensione che sfocia poi nel finale, dove avviene il vero e proprio cortocircuito di tutti quegli elementi che noi abbiamo ascoltato nel corso di tutto il brano. Thank you.